ringraziamo Tiziana per questa storia che andava bene anche per i grandi. E vogliamo cantare insieme l'inno 35. Ci alzeremo quando il pianoforte comincerà a suonare. Leggiamo il versetto di questa mattina che si trova in Giovanni 3 e 16. Lo leggerò comunque perché non perché non lo so bene, ma magari mi viene più in rumeno, quindi. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Grazie Jenny per la lettura. È un testo che conosciamo tutti molto bene. E spero di riuscire a trasmettervi quello che ha trasmesso a me in questi ultimi giorni che stavo riflettendo appunto su questo testo. Innanzitutto vi saluto, vi do un buon sabato anche da parte mia, a voi che siete qui e anche a qualcuno che magari ci sta seguendo da casa. L'argomento su cui vorrei riflettere insieme a voi riguarda appunto l'amore, come abbiamo letto, no? L'amore di Dio. L'amore è però un argomento vastissimo, si potrebbero dire tante cose sull'amore. In particolare ora io vorrei soffermarmi su un tipo di amore, l'amore familiare. Avete mai fatto caso? Guardando la televisione, quando arrivano le pubblicità, soprattutto di prodotti alimentari, della colazione, no? Oppure di qualche prodotto che si usa in cucina, avete mai osservato come viene descritta dalla pubblicità la famiglia tipica italiana? Sono tutti sorridenti,
tutti ben vestiti, anche la mamma in cucina con le collane, tutta truccata, che non è vero, non siamo così dietro le quinte, e con tutti i figli insieme a colazione, seduti alla stessa ora, che si scambiano la merendina, no? Ma è così che avviene di solito? Cioè la mamma chiama, bambini è pronto, e subito i figli arrivano senza protestare, senza dire ancora un attimo, 5 minuti, aspetta che finisco lo schema, no? del livello del gioco, no? E la realtà è diversa dalla pubblicità, no? Le famiglie, purtroppo, soprattutto le famiglie moderne, non sono così. Sono sempre più divise, purtroppo. Ci sono conflitti, ci sono problemi nelle famiglie. E adesso tocco un tasto dolente. Da mamma di 2 figli, vi chiedo quanti di voi che hanno più di un fratello o più di un figlio hanno mai sentito parlare del problema delle preferenze? No? No? Oh, beata te! E sarebbe giusto così, no? Nelle famiglie sane non si dovrebbe mai sentir dire un figlio ma tu a mio fratello l'hai trattato diversamente, a me quella volta avevi detto così, a lui dici cos'ha, no? E a volte succede che dove c'è più di un figlio qualcuno abbia la percezione che ci sia un preferito. E questa percezione va a incidere in maniera negativa nelle relazioni della famiglia, ovviamente, perché chi si sente meno amato degli altri, come vive? Vive male, no? Si sente frustrato, si sente triste, si sente infelice. Pensate che non sia possibile in una famiglia dove è presente Dio una situazione di questo tipo? Vediamo che cosa dice la scrittura, visto che ci è stata data per il nostro ammaestramento, andiamo a vedere se ci sono famiglie dove c'erano questo tipo di problemi. E non dobbiamo andare a sfogliare chissà quanto, ci possiamo fermare già alle prime pagine, dove troviamo la famiglia di Adamo e Eva con 2 figli, Caino e Abele. E la storia la sappiamo. E brevemente possiamo dire che erano fratelli degli stessi genitori, non avevano ancora il problema delle famiglie allargate e avevano avuto lo stesso tipo di educazione da parte della mamma e del papà. Eppure cos'è che non ha funzionato lì, in quella famiglia? Cosa c'era che è mancato? Erano molto diversi questi 2 fratelli. Mentre Caino era molto impulsivo, molto eruento, amava andare a caccia, fare queste battute di caccia, tornare con le prede, raccontare, no? La sorella White scrive che tornava dalle sue imprese descrivendo tutte le sue peripezie. E il padre, scusatemi, sto confondendo storia, perdonatemi. Avevo in mente Esaù e Giacobbe, perdonatemi il lapsus, dopo parleremo anche di loro. Torniamo su Caino e Abele. Cosa facevano Caino e Abele? Avevano appreso nella loro famiglia i principi di quelli che dovevano essere, diciamo, di quella che era la volontà del Signore, no? Del fatto che bisognava fare dei rituali, insomma, sacrificali, che erano figurativi rispetto a quello che poi sarebbe stato il sacrificio di Cristo, lo dicevamo un po' anche nella lezione di stamattina. E cosa è successo? Che mentre Abele aveva un carattere ubbidiente, più rispettoso, e ha, oltre che comprendere il piano di Dio, forse magari non fino in fondo, però si è sottomesso e ha presentato al Signore una giusta offerta, quindi con l'animale sacrificale, Caino cosa ha fatto? Ha deciso di testa sua di cambiare il tipo di offerta
E che cosa ha presentato al Signore? Ha presentato i frutti della frutta. E mentre l'offerta di Abele fu approvata, l'offerta di Caino non ottenne lo stesso favore. E questo andò a creare un problema di gelosia di Caino nei confronti di suo fratello Abele. E la sorella White, in Conquistatore di Pace, descrive, no, che Abele supplicò il fratello di avvicinarsi a Dio nella maniera che lui aveva indicato, ma tali insistenze ebbero il solo risultato di rendere Caino più deciso nel seguire la propria volontà. Quindi, cos'è che non ha funzionato? Erano diversi. È stata la scelta di Caino che lo ha portato poi ad avere le sue conseguenze, no? Lui era il fratello maggiore e gli dava anche fastidio che il fratello minore gli andasse a dire cosa doveva fare. Caino si presentò al Signore animato da sentimenti di rivolta e di sfiducia verso il sacrificio promesso e le offerte espiatorie. Il suo dono non fu accompagnato da pentimento per il peccato. Caino aveva capito, come anche molti di noi oggi studiano e comprendono, che seguire con esattezza le direttive divine, confidare nella salvezza dell'espiazione del Salvatore, assicura e riconoscere, significa riconoscere la propria debolezza, come dicevamo stamattina, no? Capire che si ha bisogno di un Salvatore significa riconoscere la propria debolezza, e a Caino non piaceva sentirsi così. Lui voleva essere indipendente, forte, padrone del suo destino. E quindi, dicevo, i due fratelli avevano ricevuto la stessa educazione. Non si può in quel caso dare la colpa alle cattive compagnie, non c'era molta compagnia all'epoca. Oggi no, molto spesso si tende a dire vabbè, ma è colpa di questo, di quello. No, delle volte è semplicemente la scelta personale che allontana le persone da Dio, no? Alla fine sappiamo purtroppo cosa accadde. L'odio e la gelosia arrivarono al punto tale da far desiderare a Caino di uccidere suo fratello. Caino non si sentiva capito da Dio. Non si sentiva capito da suo fratello, forse neanche dai suoi genitori, non lo sappiamo. A me ha sempre colpito il fatto che non viene descritto nulla dei genitori in questa disputa tra i due fratelli. Forse perché i figli ormai erano cresciuti e stava a loro decidere come vivere e da che parte stare, no? La vita di Caino e Abele apparentemente era uguale fino al momento della scelta di come presentarsi davanti al Signore, no? Erano entrambi peccatori, entrambi avevano compreso che bisognava presentare un'offerta a Dio, però cosa presentare e con quale atteggiamento, quello ha fatto la differenza. E pensiamo ad un'altra famiglia dove le cose non hanno funzionato. Prima, nel mio lapsus, avevo anticipato. Pensiamo a Giacobbe e Esaù, anche loro fratelli, gemelli, nati dagli stessi genitori, Isacco e Rebecca, quindi con la stessa educazione. Eppure erano profondamente diversi nel carattere, anche Giacobbe ed Esaù. Erano diversi nel loro modo di fare, conducevano una vita diversa. Questa dissomiglianza tra i due fratelli era già stata predetta dall'angelo di Dio prima della loro nascita, quando in risposta all'ansiosa preghiera della mamma era stato dichiarato dall'angelo che avrebbe avuto due figli e che pur diventando il più giovane, più potente dell'altro, tanto da dominarlo, entrambi avrebbero dato origine a un grande popolo. Quindi c'era stato questo messaggio che Dio aveva fatto arrivare alla mamma. Esaù crebbe ricercando il proprio interesse, occupandosi unicamente del presente, era insofferente alle limitazioni,
provava diletto nella attività appunto della caccia, e scelse questa come attività per la sua vita. E qui veniamo al problema della famiglia. Era il prediletto di chi? Del papà. Era il prediletto del papà Isacco, che pur essendo lui un uomo, un pastore calmo e pacifico, amava e ammirava la forza e il coraggio del figlio Esaù, che senza timore superava montagne, deserti e appunto, come dicevo prima, tornava a casa raccontando queste storie incredibili e avventurose, e mentre invece il fratello Giacobbe, che era a casa, era più calmo, era più riflessivo, si dedicava alle attività, diciamo, della gestione delle attività della famiglia, quindi dell'agricoltura, della pastorizia, e stava più vicino alla mamma, passava più tempo a casa ed era il prediletto di chi? Della mamma. Purtroppo conosciamo anche questa storia, cosa succede? La mamma decide di pianificare una furbata, no? Di far benedire il suo prediletto, passatemi il termine, al posto del fratello maggiore che avrebbe dovuto ricevere la benedizione, no? E le conseguenze di quel peccato furono così pesanti da incidere per sempre nella vita di Giacobbe. Lui dovette fuggire, convivere col peso della colpa di questo tradimento sulla sua coscienza, con la cosa peggiore, la paura di aver ormai perso la fiducia di Dio, un rapporto col Signore, no? Perché aveva voluto fare di testa propria, aveva seguito questo consiglio sbagliato della mamma, che a volte purtroppo anche noi genitori, con tutta la buona fede del mondo, magari possiamo anche sbagliare e dare un consiglio magari sbagliato. E la colpa qual è stata? Non aver voluto attendere i tempi di Dio e i modi di Dio per la realizzazione di quel progetto. Sicuramente il Signore avrebbe avuto il modo migliore, no? Per arrivare ad adempiere quello che l'angelo aveva predetto, ma non così. E quindi vi invito a riflettere, come ho riflettuto io, su quanto peso hanno avuto gli squilibri familiari nella vita di queste persone, di queste famiglie che abbiamo analizzato. Provate a vedere, no? Quelle che erano le loro dinamiche sbagliate hanno portato a delle conseguenze molto importanti, no? Il fatto che non accettassero il loro ruolo. Esaù non si sentiva attratto dalle cose spirituali, gli stava stretta l'idea di dover ricevere questa benedizione sotto sotto, perché lui non avrebbe voluto avere questo tipo di responsabilità. Il fratello Giacobbe, al contrario, un po' le invidiava questa cosa, ci pensava su, la desiderava e sapeva che non, difficilmente avrebbe potuto averla, no? E poi c'è un'altra famiglia dove c'è stato un problema molto importante tra fratelli, la famiglia di Giuseppe, altra storia che conosciamo. E Giuseppe era il preferito di chi? Di papà Giacobbe, che nonostante aveva provato sulla sua pelle cosa vuol dire essere il preferito di, ha riproposto lo stesso modello familiare sbagliato sui suoi figli, se ci pensiamo bene. E il fatto che avesse due mogli, anche quello ha creato un problema di gestione nelle relazioni della famiglia, perché queste due donne non erano completamente felici, loro, e trasmettevano ai figli questa divisione interna, vedete? Quindi anche nelle famiglie, in queste famiglie dove Dio era presente, non sono stati risparmiati da questi problemi. Oggi diremmo che Giacobbe sarebbe dovuto andare in terapia, fare un percorso, capire di aver avuto un modello familiare sbagliato e cercare di sistemare le cose. Meno male che il nostro Dio, il gran medico, il gran psicologo, gli ha fatto capire le cose coi suoi modi, noi poi sappiamo com'è andata. Ma perché parlare di questo, no? E l'altra sera leggevo un libro a Simone, noi abbiamo l'abitudine di leggere prima di
andare a dormire, Simone aveva un bellissimo libricino che parlava di una simpatica famigliola dove c'era la mamma con tre bambini. E questi tre bambini si erano messi in mente che la mamma avesse un preferito. E allora un giorno si sono riuniti tra di loro, fratelli, e hanno deciso di scogitare un piano per scoprire chi era il figlio preferito. Fa, perché noi, basta, non ne possiamo più, adesso dobbiamo capirlo. Allora hanno detto, facciamo così, oggi quando la mamma ci porta al parco a giocare, a turno combiniamo una monelleria, così vediamo la mamma chi punisce di più. Intelligenti, no? Allora Simone era molto interessato nella lettura di questa storia, devo dire. Allora cosa è successo? Hanno fatto questo. Prima uno e la mamma ha detto basta, mettiti seduto, stai qua buono. Poi il secondo e la mamma ha dovuto dire anche tu, cioè basta, mettiti seduto. No? E il terzo pure. Alla fine la mamma ha detto torniamocene a casa, ci state combinando di tutto. Di solito erano bambini bravi. Allora la mamma a un certo punto a casa gli ha detto scusate, adesso vi mettete qua e parliamo. Cosa vi è saltato in mente di fare oggi, tutto un tratto, che voi di solito siete educati e bravi? E allora il figlio più giovane ha avuto il coraggio di dire la verità. Mamma, noi volevamo vedere chi è il tuo preferito, perché secondo noi tu non sei sempre giusta. E allora la mamma è rimasta molto colpita da questo e ha detto al figlio, ai figli, ok, va bene, voi volete sapere la verità? Ok, ve la dico. Il mio preferito è lui, il più grande. Voi immaginate la reazione di questi bambini. Cioè, da un lato erano contenti perché finalmente avevano avuto la risposta che volevano avere, ma dall'altro lato gli altri due ci sono rimasti male, no? E allora poi la mamma ha detto, anzi no, scusate, il mio preferito è il secondo. Anzi no, è il terzo. No, vabbè, è il primo. No, vabbè, scusate, il secondo. Insomma, cambiava sempre versione. Allora i bambini hanno detto, vabbè, allora mamma, abbiamo capito la lezione. Tu non puoi scegliere tra di noi perché ci ami tutti allo stesso modo. E la mamma ha detto, no, non è così. Io non vi amo tutti allo stesso modo. Io amo ognuno di voi in maniera particolare. Amo tutti, ma ognuno di voi è diverso e ognuno di voi riceve il mio amore secondo il suo modo di essere. E per far capire meglio ai bambini questo concetto, ha fatto un esempio e ha detto l'amore non è come una torta che se io do a uno una fetta un po' più grande, all'altro gli arriva la fetta un po' più piccolina. L'amore è come se io preparo a ognuno di voi una torta intera, la sua preferita, e la do ogni giorno a ognuno di voi. Quindi al figlio mio più grande gli piace la torta al cioccolato e gliela faccio. Al figlio mediano gli piace la torta, che ne so, la crostata, gliela faccio e così. E quindi la mamma ha detto, avete capito adesso cos'è per l'amore che io ho per voi, no? E questa era la storiella, che a me è piaciuta molto, devo dirvi la verità. E mi ha fatto pensare a come noi a volte ci sentiamo col nostro Padre Celeste. Capita anche a noi di non sentirci amati abbastanza in qualche circostanza? Siamo veramente convinti che Lui ci ami in modo assoluto e particolare per quello che noi siamo? Oppure a volte ci capita di sentirci un po' meno amati di qualcun altro perché magari pensiamo che qualcun altro ha avuto qualche benedizione in più, no? Che tipo di figli siamo con il nostro Papà Celeste? Siamo figli capricciosi? Pensiamo che Dio faccia preferenze? O siamo figli ubbidienti, abbiamo fiducia nel suo modo di agire, di rispondere alle nostre richieste e anche a volte quando non lo vediamo agire, continuiamo ad avere fiducia o iniziamo a dubitare, iniziamo a pensare come quei bambini che magari non è al 100% per noi?
se solo Caino avesse dialogato con Dio per rivelargli la sua insoddisfazione, chissà se la storia sarebbe stata diversa. Caino ha avuto l'occasione di parlare con Dio. Possiamo leggere in Genesi 4, chiedo alla regia di vedere Genesi 4, versetto 6. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Anche il successivo, per favore. Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Non conosciamo la reazione che Caino ha avuto in quel momento, non è scritta nella Genesi, però evidentemente questo discorso non gli deve essere bastato. Il Signore si è abbassato a ragionare con quest'uomo che aveva già dimostrato di essere irragionevole, gli è andato incontro per cercare di dargli la possibilità di modificare la situazione. Caino purtroppo ha sprecato questa opportunità. Invece di riconoscere il proprio peccato, di confessare a Dio quelli che erano i suoi sentimenti, continuò a lamentarsi dell'ingiustizia di Dio e a nutrire gelosia e odio verso Abele. Se solo avesse usato tutte quelle energie per costruire una relazione diversa col Creatore, con Dio, che aveva manifestato apertura al dialogo, forse le cose sarebbero state diverse. E ho pensato che questo è un po' quello che è successo nel cielo a qualcuno che aveva tutto, ma non ha ritenuto che non fosse abbastanza. Satana era il più splendente, è descritto in Isaia e in Ezechiele. Possiamo andare a leggere Isaia 14, il versetto 12. Grazie, regia. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? E andiamo anche a vedere Ezechiele, capitolo 28, i versetti da 12 a 18. Ezechiele 28, da 12 a 18. Figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla il Signore Dio. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro. Tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie, dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Basta così, grazie. Ah no, va bene, leggiamo anche questo. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore, io ti getto a terra, ti do in spettacolo i re. Grazie. Mentre questi due passi si riferiscono specificamente ai due re di Babilonia e di Tiro, si riferiscono anche al potere spirituale che c'era dietro a loro. Era la storia di Satana, no? E lui aveva come obiettivo quello di diventare come Dio, di essere come Dio. E in effetti è quello che ha detto ad Eva per farla cadere. Perché Dio vi ha detto di avere questo limite? Ha paura che diventi come lui? Ha paura che diventiate come lui?
Avete mai pensato come sarebbe stato se non ci fosse stata quella ribellione? Noi stiamo ancora portando addosso nella nostra vita le conseguenze di questa insoddisfazione qua, che è iniziata nel cielo in questa creatura, che è riuscita a insinuare nelle menti di altre creature. Poi il testo dice: sei caduto dal cielo, in verità è stato cacciato dal cielo, se proprio vogliamo essere precisi. E noi portiamo le conseguenze di tutto questo. Se i fratelli di Giuseppe non si fossero sentiti sminuiti nell'affetto che il padre aveva per lui, che era il suo prediletto, chissà come sarebbe stata la loro storia. Se fossero stati onesti nell'ammettere le loro responsabilità, avrebbero potuto essere una famiglia felice e non vivere anni e anni prima nelle gelosie e nelle invidie, poi nel senso di colpa. E pensiamo, Giuseppe, dall'altra parte, tutto il calvario che ha passato prima di arrivare a essere viceré, ma ne ha passate, no? Il problema non era in Abele, il problema non era in Giuseppe, il problema era in chi li invidiava, che dovevano essere le persone più care che avevano intorno. In loro venivano visti qualcuno che metteva in risalto i loro difetti, quello che loro non volevano ammettere, perché la verità erano, è che erano infelici perché non avevano un rapporto di fiducia con Dio. Non volevano ammettere che non erano disposti a sottomettersi all'autorità di Dio, a rinunciare ai loro impulsi, a vivere secondo le sue direttive, non secondo le proprie idee. Lo Spirito Santo avrebbe potuto far capire loro questo, e sicuramente ci ha provato, possiamo dirlo, conoscendo il carattere di Dio. Chissà quante volte Dio, così come è andato da Caino a dire: ma perché, no? Cosa c'è che non va? Perché ti senti così? Chissà quante volte anche questi fratelli hanno avuto questa possibilità, ma non l'hanno colta. Perché purtroppo è sempre più facile puntare il dito verso gli altri che verso di sé per vedere cosa c'è che non va. Ma in realtà, dice anche il proverbio, no? Quando io punto il dito verso qualcuno, ne ho tre verso di me. Bisogna analizzare se stessi, capire se c'è qualcosa che non va, siamo ancora in tempo per dire al Signore, se c'è qualcosa che non mi fa stare totalmente tranquillo, se non mi fa avere la fiducia totale, no? Mi ha colpito quello che Ellen White ha scritto. In questo periodo sto rileggendo Conquistatori di pace, per quello faccio diverse citazioni da lì, perché mi ha dato lo spunto, no? E lei parla dei credenti degli ultimi tempi, i credenti, non chi non crede, quella è ancora un'altra situazione, ma i credenti degli ultimi tempi. Lei ha scritto: per la sua indifferenza nei confronti delle benedizioni e delle richieste divine, Esaù è considerato nella scrittura un profano. Egli rappresenta coloro che considerano con leggerezza la redenzione acquistata per loro da Cristo e sono pronti a sacrificare la loro eredità celeste per ciò che il mondo temporaneamente offre, così come lui aveva barattato la sua primogenitura, no? Moltissimi vivono in funzione del presente senza preoccuparsi minimamente del futuro. Come Esaù, essi gridano: mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Sono dominati dalle passioni e preferiscono rinunciare alle ricompense più grandi che praticare l'abnegazione. Davanti alla scelta tra il piacere provocato dal soddisfacimento di una passione e le benedizioni celesti promesse solo a coloro che temono Dio e hanno uno spirito di abnegazione, prevale la ricerca delle passioni e Dio e il cielo sono disprezzati. Quanti, perfino tra coloro che si professano cristiani, indulgono in piaceri che nuociono alla salute e intorpidiscono la sensibilità dell'anima? Quanti si offendono quando viene loro presentato il dovere di purificarsi della corruzione della carne e dello spirito e di perfezionare il loro carattere nel timore di Dio? Si rendono conto
che non possono ricercare questi piaceri dannosi e allo stesso tempo assicurarsi il cielo, e ne concludono che, dal momento che la via per raggiungere la vita eterna è così stretta, preferiscono rinunciarvi. È una cosa terribile quella che ha descritto la sorella White. Credenti che vogliono scegliere la via più facile, e così facendo si assicurano piaceri momentanei, ma perdono cosa? Perdono l'eternità. E per concludere e tornare al testo iniziale di Giovanni 3,16, la verità qual è? La verità è che la parola di Dio insegna che Lui ci ama tutti. E io oggi voglio invitarvi a pensare che non si limiti ad amarci in modo piatto, in modo uniforme, impersonale, così un amore generale. Vi invito a considerare l'idea che il nostro Padre Celeste ci ami in modo personale, in modo privato, in modo intimo, in modo particolare, un amore specifico fatto su misura per ognuno. Ci invita a portare a Lui i nostri pesi personali, a raccontargli le nostre preoccupazioni, anche le nostre insoddisfazioni, come ha fatto, no, nella parabola del buon pastore. Lui è andato in cerca proprio di quella pecora, in modo personale. Vuole avere una relazione di fiducia con noi, personale. Come nella storiella della torta, perdonatemi questo parallelismo, no? Consideriamo l'idea che il nostro Padre Celeste ogni giorno metta a disposizione di ognuno di noi la sua torta preferita, le benedizioni che noi vorremmo avere. Sono lì, a portata di mano, ma dobbiamo aver fiducia. Non tutti hanno l'opportunità di sperimentare questo tipo di amore nella famiglia terrena. Ci sono molte famiglie dove non si respira questa atmosfera di amore, perché le famiglie terrene sono fatte da persone umane fallaci. Però tutti facciamo parte, possiamo far parte, siamo chiamati a far parte di un'altra famiglia, la famiglia divina. E c'è una bella promessa, e chiedo alla regia di proiettare Salmo 27 al versetto 10, dove dice: qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. E sempre Salmo 27 al versetto 14: spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore. Ogni giorno abbiamo l'opportunità di gustare questa torta, queste benedizioni. E non dobbiamo soffermarci sul fatto che possono essere diverse da quelle che ricevono gli altri. Non sono meno importanti, sono diverse, perché sono date su misura per ognuno, in modo personale. Dio, il grande medico, non dà la stessa ricetta di cura a tutti. Ognuno ha la sua ricetta di cura individuale, secondo il suo bisogno. Questo è quello che a me ha colpito, questo è quello che io ho compreso, e spero di essere riuscita a trasmettere questa idea. Dio ci ama, ma ci ama in modo personale, e interverrà nella nostra vita in modo specifico, come Lui sa essere meglio. E non ci darà solo quello che ci piace, che chiediamo. A volte ci darà anche quello che ci serve per crescere e per migliorare. Concludo col testo di Geremia 29,11, che anche questo è un testo che conosciamo bene. Infatti io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. È un testo che vale per tutta l'umanità, ma i pensieri sono su misura.
Amen. Vogliamo senz'altro ringraziare il Signore e anche Anna Maria per quello che abbiamo potuto ascoltare questa mattina. Il Signore ci ama personalmente, è un bellissimo pensiero. E vogliamo adesso cantare l'inno numero 40. Preghiamo insieme. O Signore, Padre Celeste d'amore, grazie per l'opportunità che abbiamo avuto anche oggi di meditare sulla Tua parola. Ti ringraziamo, Signore, infinitamente per l'amore che hai per noi, perché incontro a noi nella nostra vita. Ti sei rivelato e non ti stanchi mai di soccorrerci ogni volta che abbiamo bisogno. Aiutaci ad essere dei figli più ubbidienti, più fiduciosi in te. Aiutaci a non soffermarci mai nel guardare troppo gli altri. Aiutaci a concentrarci sul rapporto speciale che tu vuoi da ognuno di noi in maniera personale. Aiuta soprattutto i bambini e i più giovani che sono ancora giovani nella fede, Signore, che devono magari ancora fare una scelta, a comprendere che tu sei disponibile al dialogo, che tu vuoi che portiamo a te i nostri pesi, le nostre preoccupazioni e anche le nostre infelicità, se ne abbiamo. Aiutaci a crescere, Signore, individualmente, come famiglie, come comunità, perché solo così, Signore, quando noi saremo forti in te, potremo testimoniare del tuo imminente ritorno. Grazie perché abbiamo ancora queste opportunità di relazionarci sempre con te. Perdona i nostri errori e aiutaci a saper trasmettere un buon modello, un buon esempio a chi verrà dopo di noi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
vogliamo adesso ricevere la benedizione del Signore, così come la troviamo nella Sua parola. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen. Buon sabato a tutti.